Amici di Ciocomo, buongiorno ancora, buon pomeriggio. Adesso ci siamo spostati in piazza Cavour e siamo qui con alcuni dei rappresentanti del Luna Park di Como, con i loro camion, li hanno piazzati qua. C'è anche uno striscione qua davanti proprio al cantiere delle paratie. Ci sono 5 camion qua che però non ostacolano al momento il traffico, ma che fanno insomma una scena importante. Questo è il volantino che è stato distribuito in questo momento. C'è Cristian Parisi e altri rappresentanti. Sentiamo allora Cristian, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Le ragioni. Allora, noi intanto ci vogliamo precisare una cosa, che a noi dispiace tantissimo aver fatto questa manifestazione e aver creato dei disturbi ai comaschi, però non è colpa nostra, quello voluto è del signor sindaco. I camion sono posteggiati qua perché è stato concordato con la questura, la prefettura, se no non avremmo messo qua i camion. Sì, è tutto concordato. Tutto quello che abbiamo fatto è concordato. Ci teniamo a dire che diciamo le cose sono un po' diverse di quelle che ha detto il sindaco, no? Che è importantissimo. Lui continuava a dire: vedremo un altro anno quante partite IVA non lavoreranno in questo periodo. Siamo tutti qua oggi in una park di Como e qui al completo perché proprio per far vedere la verità è che ognuno di noi non ha lavoro in questo mese di Pasqua, perché l'importante è dirlo, è importantissimo. Il nostro lavoro non è un lavoro buttato così per caso, è un lavoro che è programmato e studiato dalle amministrazioni comunali e riconosciuto dallo Stato. È riconosciuto dallo Stato e quindi calendarizzato. Ogni città ha un Luna Park nel periodo dovuto, cioè qua a Como è Pasqua, a Natale siamo a Genova, a Pasqua c'è Varese, c'è Lecco. Ecco, tra l'altro, ecco, a proposito di Lecco, so che ci tenete anche a precisare questa cosa, voi non siete andati a Lecco anche perché non potete giustamente andare a Lecco, è corretto Cristian? Esatto, ogni Luna Park ha un organico, un numero chiuso. Cioè, nel senso, tu non puoi andare a Lecco, saresti un invasore, passami il termine. Non è preciso, a Como c'è un regolamento ben preciso, che ha un numero, un organico di giostra, l'organico è completo come completo questo di Como, e noi non possiamo andare in altri Luna Park, non è possibile per noi andare in altri Luna Park in questo periodo, noi siamo del Luna Park di Como. Di Como, ok. Sentiamo, ecco, sì. Anche la tua qualifica. Io sono Mauro Stobbia, rappresento un sindacato della ok. E sono qui arrabbiato oggi, proprio perché l'altro giorno abbiamo incontrato il presidente della regione e ieri ha fatto una conferenza stampa dove ha detto chiaramente che il comune di Como non ha ancora presentato alcun progetto riguardo l'area di Muggiò. I dettagli devono ancora essere definiti e quindi nel momento che la regione stabilirà di approvare un finanziamento per realizzare un progetto bellissimo, che anche noi siamo abbastanza d'accordo, per noi è sufficiente cambiare area e lasciare lì il progetto assolutamente, però il sindaco non tiene conto che la conferenza di ieri il presidente Fontana ha detto che dal momento dell'approvazione del progetto ci andranno almeno 5 anni prima che entra una lista. Oggi ci troviamo con 60 famiglie in mezzo a una strada. Parte di questi stanno finendo al Luna Park di Milano, devono lasciare la località entro 22 e non sanno dove andare. Quindi, ecco, intanto magari spostiamoci un po' verso il centro della piazza che sta passando il corteo. Ecco, lo diciamo, ecco Cristian, lo spieghiamo. Adesso il corteo sta passando di nuovo, giusto? Spostiamoci magari verso il centro della piazza e diamo anche questa informazione a chi ci sta guardando, perché siete scesi dalla Napoleone, avete fatto un primo giro e adesso un secondo? Sì, questo secondo, poi ce ne sarà un terzo e dopodiché ce ne andremo a casa, e sempre scusandoci con i cittadini di Como, sperando che capiscano la situazione, però abbiamo visto che tutti i cittadini ci applaudono e ci continuano a dire: noi siamo cresciuti a Luna Park, non è giusto quello che sta facendo il sindaco. Ecco, intanto Cristian, stanno passando qui davanti al Barchetta in piazza Cavour appunto, poi andranno sul Lungolago e andranno ancora a fare il terzo giro, diciamo sul girone, prima di ritornare poi
nella zona di Mugio dove si concluderà. Ecco, li rivediamo ancora passare, abbiamo sentito anche le parole del sindacalista, le parole di Cristian Parisi che è uno dei rappresentanti del Luna Park. Vediamo i camion passare qua davanti alla piazza Cavour e c'è un qualche disagio chiaro, inevitabile, anche per i ragazzi, per gli studenti, con le fermate che sono state spostate dai bus di ASF. Ecco, questo sono ancora... Ok, buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, distribuzione dei volantini per spiegare anche ai giovani, anche ai ragazzi, del perché non c'è il Luna Park quest'anno. Passaggio qui davanti a Piazza Cavour e poi andando ora sul Lungolago. Dicevi, ti abbiamo detto prima, chiudiamo, c'è un po' di disagio, anzi sicuramente il disagio per i cittadini, sì. Anche per i ragazzi ad esempio. Noi gli camion abbiamo le scritte che sì, certo, certo. Che scusiamo quei cittadini per questa cosa qua, ma dopo cent'anni, alza un po' la voce perché... dopo cent'anni rimanere in mezzo a una strada è davvero deprimente. Grazie, allora in bocca al lupo ovviamente, queste sono le ragioni, abbiamo sentito anche le vostre parole con Cristian e con appunto il sindacalista. Stanno passando intanto ancora qua i mezzi davanti a Piazza Cavour, faranno un terzo giro e quindi ancora sul girone occhio perché ancora per una mezz'ora almeno ci saranno ancora disagi alla circolazione e poi andranno. Passaggio degli ultimi mezzi, abbiamo sentito le parole direttamente dei responsabili del Luna Park, quindi abbiamo dato ovviamente la loro versione. Domani mattina avremo il sindaco da noi e quindi chiaramente sentiremo il sindaco. È tutto per il momento, ci aggiorniamo tra poco. Ripeto, è una situazione molto complicata sulle strade in questo momento, quindi il girone soprattutto è un po' in sofferenza, ma va detto grazie anche alla polizia locale e alla polizia, ai carabinieri e alla guardia di finanza, stanno cercando di regolare il traffico al meglio, non è facile e come sentite poi qualcuno che poi con il clacson. Passaggio quindi davanti a Piazza Cavour per il secondo giro, ce ne sarà un terzo. Quindi ripetiamo ancora chi ci sta seguendo, occhio perché sul Lungolago al momento la situazione è molto complicata ancora. A tra poco per un nuovo e direi ultimo aggiornamento. Grazie e buon pomeriggio a tutti voi. Ciao! Sono anche gli uomini della questura, ovviamente la Digos, tutti per vigilare che tutto si svolga secondo le disposizioni che sono state date. Tra poco, buon pomeriggio.